si mettano in lotta. Irene Benassi l'ha raccolto il grido d'allarme che nasce dal CNA, che dice attenzione perché chiudiamo i piccoli negozi, e i piccoli negozi sono una delle ossature di questo paese. Vediamo. Dopo ti spiego come si formano i prezzi, che è tutta una speculazione finanziaria e non c'entrano niente. Non si sente, però, piccole transazioni. Non c'è il sonoro? È pratico, eccolo, è comodo. Prima andavate nei negozi e ora venite qua? Sì. Mi dispiace per i negozianti perché poveracci chiudono, ma questa è la verità. La verità è che a Roma i centri commerciali sono 24 più 3 a ridosso del raccordo, per un totale di 700.000 metri quadrati di superficie. Ma è già deciso, se ne costruiranno altri. Questo è il piano del commercio. Andiamo alla pagina 31 e troviamo un elenco finito di centri commerciali. Tutti questi sono medie e grandi strutture sul commercio di Roma. E per un totale di 1 milione di metri quadri di centri commerciali. Creare delle città attorno ai centri commerciali è una scelta che in questi anni ha pervaso la città di Roma con un'isteria collettiva e che oggi si è rivelata un vero fallimento. Un fallimento che però sarà difficile evitare. Le autorizzazioni ci sono già da anni e tra poco un altro centro commerciale sorgerà proprio qua a Valle Aurelia, una zona semicentrale di Roma. Commercianti e associazioni protestano, il centro commerciale proprio non lo vogliono. Non lo vogliamo perché significa mettere in crisi il commercio di vicinato, che per noi è una risorsa importante. Dall'inizio dell'anno Roma ha perso 1.350 imprese commerciali. È la prima volta che accade che c'è un saldo negativo nelle imprese del commercio. Ma che cosa è successo ai negozi di quartiere nelle zone di Roma dove già da anni sono aperti grandi centri commerciali? Questo è Porta di Roma, 220 negozi, sale cinematografiche e grandi palazzi di nuova costruzione. E questo è Giulio Credazzi, titolare sino a qualche anno fa di un grande negozio di informatica. Quanto era grande? 100 sopra e 100 sotto. Quando avete chiuso? Fine 2008. Il nostro settore ha risentito della grande distribuzione molto prima, perché i grandi gruppi che vendono prodotti informatici piano piano hanno sottratto fatturato. Lo Stato non avrà più risorse per tenersi in piedi se noi chiudiamo. Da novembre di quest'anno, del 2011, che le cose sono scese da morire. Crisi, costi alti, affitti alti, tasse alte, costo del personale alto, perché qui il personale lo devi avere, per avere, dare il servizio al cliente dalle 9 alle 8 e mezza di sera devi avere gente, c'è anche la domenica, 7 giorni su 7, quindi adesso siamo sempre aperti, anche perché gli altri colossi sono aperti, altri centri commerciali sono aperti e noi non possiamo fare diversamente. Allora, rischio, adesso vado da Bella perché questo è...